misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ed ora diciamo grazie al Signore che ci ha concesso di giungere a questa giornata, a questa data importante della vostra storia, con le stesse parole degli angeli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Porgo anch'io il mio rinnovato saluto a tutti voi che partecipate a questa liturgia eucaristica che vedrà anche la benedizione e la posa della prima pietra. Oggi si profila la soluzione, oggi iniziamo un altro tipo di cammino e avete voluto, e per questo vi sono grato, che anch'io ci possi assegnare questo primo passo ed è non solo una gioia per voi, ma anche una gioia per noi, anche se le nuove chiese si affollano tutti alla linea di partenza. Doveva essere la soluzione del problema delle nuove chiese, il piano Cardinal Montini, e invece è stato il via, non alla soluzione, ma alla proposta di ulteriori problemi, di ulteriori chiese, per cui se si è sì acceso nella diocesi questo entusiasmo, questa riscoperta del problema delle nuove chiese, ma in pari tempo ci sono aumentati i problemi per l'arcidiocesi. Bene, anche se avete portato un altro problema per noi, tuttavia avete in pari tempo anche aumentata la gioia, perché là dove sorge una chiesa, sorge soprattutto una comunità, ed è questo. Anche se ci sono problemi materiali, problemi tecnici, problemi finanziari, tuttavia questi passano in seconda linea di fronte alla gioia, ecco, di questa nuova vita che sorge nelle nostre comunità. La vostra parrocchia, questa volontà di dedicarla a un giovane, sta a dire che la vostra comunità è giovane, vuole restare giovane e vuole essere nella città di Melzo, ecco, un esempio, vuole essere una pietra di paragone. Quindi prima pietra sì di un edificio materiale, oltretutto vi garantisco che sarà bello, ma prima pietra anche di questo cammino, di questo edificio spirituale nella città di Melzo. Con questa ferma fiducia, con questa speranza, ecco, noi oggi ci accingiamo a benedire la pietra e il Signore benedica i vostri cuori, le vostre volontà e tutti i vostri sforzi. Ci scambiamo un fraterno gesto di pace. Thank you.
Signore, questo modellino della nostra nuova chiesa. Con esso ti offriamo l'impegno per realizzare una costruzione che sia veramente la tua degna dimora e la casa di noi tutti. Della nuova chiesa. Te la offriamo come seme da cui possono germinare tutte le iniziative per portare a compimento l'opera che oggi iniziamo nel tuo nome. Un accenno a questa chiesa da costruire in questa zona, il arcivescovo gli chiedeva già allora di cominciare a pensarci e oggi, sia pure a distanza di tempo, ci siamo arrivati. Però vorrei subito aggiungere che sì, la chiesa si farà, però la chiesa viva c'è già. Io so che la comunità di Santa Maria delle Stelle, comunità che si chiamerà del Beato Pier Giorgio Frassati, è ben viva. È una comunità che ama la sua chiesa, quella che già c'è, quella che si costruirà, una comunità animata da tante iniziative, da tanti impegni, e so che Don Cesare e Don Gianni sono molto bene coadiuvati in questo impegno che prendono. Quindi questo mi dà davvero tanta speranza nel guardare in avanti. Sono sicuro che questa chiesa crescerà a immagine della chiesa di pietre vive che già c'è e la si vede bene. Nell'anno del Signore 1990, addì domenica 2 settembre, festa patronale di Santa Maria delle Stelle, essendo sommo pontefice Sua Santità Giovanni Paolo II, arcivescovo di Milano, il Reverendissimo Cardinale Carlo Maria Martini, parroco di sottoscritto, vicario parrocchiale Don Giovanni Cazzaniga, il Reverendo Monsignor Giuseppe Arosi, responsabile dell'Ufficio Nuove Chiese della Diocesi di Ambrosiana, pose questa prima pietra della nuova chiesa, progettata dall'architetto Goffredo Boschetti e dedicata al Beato Pier Giorgio Frassati, alla presenza del Signor Prevosto Domenico Maggiorati, del Clero Vezzese e della comunità parrocchiale.
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e il nome che chiamo per opera, sia gloria e lode per i secoli eterni. Amen. Ora benediciamo l'area sulla quale sarà edificata la futura chiesa e in questo momento collocata la prima pietra. Preghiamo. Materialmente collocata la prima pietra. La difenderà e l'assessore all'urbanistica importantissimo anche gli amministratori saranno sensibili per realizzare un'opera che rimane un centro di tutta l'attività nel rispetto della libertà degli uomini, nel rispetto dei beni degli altri. Io sono sicuro che quest'opera che voi avete intrapreso sarà realizzata nel tempo e in termini che voi avete indicato. Da parte nostra saremo sensibili nei limiti delle nostre possibilità. Grazie a voi tutti e complimenti. Con voi, con il tuo spirito, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.